Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi, porca miseria, porca ragazzi, oggi è un video che ha dell'incredibile. Oggi ragazzi continueremo addirittura a parlare della stagione 5 di Fortnite. E voi dite, Xyuder, porco Giuda, sei arrivati alla quarta settimana della stagione 4 e te mi parli già della stagione 5. Ragazzi, sì, perché stanno lentamente uscendo in rete delle informazioni relative alla stagione 5 che sembrerebbero essere state trapelate per via di, chiamiamolo, conflitto interno, nel senso è successo qualcosa dentro lo staff di Epic Games. Dovrebbe esserci stato l'allontanamento di uno o due membri e per ripicca queste persone hanno rilasciato su dei siti dove bazzicano, diciamo, i cosiddetti data miner. Oramai li stiamo sentendo sempre più spesso in questi video che vi pubblico, e hanno rilasciato delle dichiarazioni riguardante la stagione 5. Non sono tantissime perché credo che ci stiano proprio lavorando in questi giorni, anche perché se ci pensate ragazzi non è che sono proprio tantissime 5 settimane per cambiare poi tutto lo scenario, tutta la storia e tenere i giocatori. Comunque ragazzi, l'avete visto anche in copertina, c'è una roba stranissima. Xyuder, che cacchio ci fa quello lì della perla nera lì, come si chiama, con tutte le bave lì, no? Che è qua con Fortnite. Ragazzi, vi faccio vedere innanzitutto quello che ho scoperto. Questo è un messaggio che scrive un probabile, un potenziale sviluppatore di Epic Games ad un data miner su un sito americano. Hey, I have a buddy who works for Epic Games. Ho un amico che lavora in Epic Games, quindi penso che parli dell'altro. He told me some stuff about season 5 and I want to share some information. Lui mi ha detto determinate cose riguardanti la stagione 5 e io voglio condividerle con voi. E fin qua dici, oh, bravo Xyuder. Ma guardate il secondo messaggio. La stagione 5, tradotto, season 5 will be history time. La stagione 5 avrà come background la storia, quindi Roman, Greeks, Egyptian, quindi ci saranno, beh qua è facile, lo capite, ci saranno i Romani, ci saranno i Greci, ci saranno gli Egiziani. Per questo io dico prendiamola con le pinze, perché che cacchio mi fanno le piramidi da sti depot, mi fanno. E la centesimo, il pass battaglia a livello 100, quindi la skin del pass battaglia a livello 100 sarà il capitano dell'olandese volante. Will be the flying Dutchman, Davy Jones. Allora, vabbè, ora calmi. Calmi che qua la situazione è, si sfugge di mano, peggio della viscosità dei tentacoli del Davy. Allora, abbiamo visto che con la stagione numero 4 c'è stato su tutto questo casino, mi viene giù il meteorite che non è un meteorite, c'ho le persone che hanno le maschere, non capiamo bene perché c'è il cinema, nel senso non è chiaro bene la connessione tra un meteorite e tutto il cinema, quindi ci può anche stare che buttano dentro roba eventualmente inerente al cinema, come potrebbe essere Pirati dei Caraibi. Adesso qua io apro una parentesi che in realtà non volevo neanche dire in questo video, perché non c'entra molto, ma si vociferava qualche mese fa che avrebbero fatto l'ultimo episodio di Pirati dei Caraibi con il cast originale. Allora, va bene che Fortnite è diventato un fenomeno di livello mondiale, ormai ha sbrindellato tutti i record possibili ed immaginabili, però cacchio, è vero che abbiamo visto, mani in alto, abbiamo visto che hanno fatto le collaborazioni con gli Avengers, quindi la modalità Thanos ovviamente l'abbiamo giocata tutti, non sarebbe, se ci pensiamo bene, così strabiliante, cioè sarebbe strabiliante ma non sarebbe una sorpresa enorme se per caso
facessero una collaborazione con quelli che hanno fatto i Pirati dei Caraibi. Comunque chiudiamola qua il discorso. Lui dice Davy Jones e conclude dicendo, no, ci sono altri due messaggi qua, dice, questo l'abbiamo ormai scoperto anche tutti, you know that meteor that is dusty, tu sai il meteorite, quello che è caduto ovviamente ai magazzini muffiti, bene, è un uovo e dentro l'uovo, lo sapevamo che era un uovo, e dentro di questo uovo c'è un leviatano senza skin, praticamente, cioè un leviatano nudo, in poche parole l'arcata dei leviatani nudi, nel senso, quindi vogliamo capire se questo leviatano nudo vero, perché adesso io mi viene in mente un'altra cosa, potrebbe essere che vuoi che magari quelli dell'Epic Games hanno detto nella stagione 4 facciamo il cinema, quindi mettiamo che stanno girando, come vedete, i green screen e tutte le cineprese, ma cioè tipo mentre stanno girando delle scene di un film d'azione ambientato nello spazio vengono giù veramente i leviatani, cioè sono talmente malati che potrebbero anche aver fatto una roba del genere, quindi sembrerebbe il leviatano nudo è dentro l'uovo, per chiudere ragazzi, e questo è veramente il messaggio che a me, quello che state per vedere, che a me ha dato il là per farvi un video, perché se questi tre messaggi dicono vabbè, potrebbe essere qualsiasi persona che scrive qualsiasi cosa, porco Giuda ragazzi, in questo messaggio lui spiega cose molto nel dettaglio e dice tilted, quindi pinnacoli pendenti, will be the mage once again, quindi dicono pinnacoli pendenti verrà distrutta nuovamente, verrà danneggiata nuovamente, già in realtà si riconduce al fatto che stanno facendo la ricostruzione, adesso dalla settimana numero 4 hanno cominciato ad esempio a tappare il buco lì di pinnacoli pendenti, quindi hanno ricominciato a fare una ricostruzione e ci può stare, e Moisty Mire will be 80% destroyed by the Leviathan, e Putrido Pantano, guarda caso, che è anche la location dove arriva uno dei wallpaper che sblocchiamo nel pass battaglia, quello dove c'è il leviatano che bacia la donna, in poche parole, l'80% di Putrido Pantano verrà distrutto dai leviatani. Dusty Devot shall be patched up a bit, quindi Dusty Devot verrà di nuovo verrà modificata leggermente, ritornerà la fabbrica a Salty Springs. Salty Springs dovrebbe essere spiagge snob, aiuto, ho un buco, Salty Springs non sono le spiagge, è il borgo bislacco, se non ricordo male, adesso lo sto vedendo in inglese, c'ho problemi tecnici nel adesso, il borgo bislacco, le fabbriche credo, o il corso commercio, comunque Salty Springs, andate a vederlo, torneranno le fabbriche e la maggior parte dei crateri, quelli che invece ci sono apparsi appunto con la caduta del meteorite, verranno richiusi. Qua ragazzi la situazione adesso è vagamente incasinata, perché se queste rivelazioni che sono state fatte in questo sito di dataminer americani si rivelassero veritiere, porca di quella porca, e allora dobbiamo un attimo addrizzare le orecchie, perché stanno mettendo dentro un po' di tutto. Non è ancora arrivato alla frutta Fortnite, nel senso, cioè io sinceramente, se vi dico la mia, cioè vedermi il bavoso lì come ultima skin mi sembra, per quanto possa essere una figata, mi sembra molto improbabile. Mi sembra invece molto più probabile quello che abbiamo letto nell'ultimo post che vi ho fatto vedere poco fa. Beh ragazzi, qui abbiamo ricevuto in anteprima intergalattica, per rimanere nel tema spaziale, delle info sulla season numero 5. Io spero che questo video abbia un po' stuzzicato la vostra attenzione, vi ricordo però di mettere un bel like se vi è piaciuto, di iscrivervi in tantissimi al canale e di condividerlo sui vostri social, di fare iscrivere anche tutti i vostri amici, perché qua ragazzi regaliamo buoni da 10 euro per prendere il pass battaglia su Fortnite. Noi ci vediamo domani sera, ve lo ricordo, sono via in vacanza con la PAMI, quindi ci vediamo domani, che è mercoledì 23 maggio di sera. Vi mando un bacione, un abbraccio grande e alla prossima. Ciao!